Ciao a tutti. Ciao a te. Dove volete? Cosa facciamo? State insieme voi due. Rilanciare una città ferma, sicurezza, pulizia, decoro, ambiente, case popolari, lavoro che non è una competenza locale ma è una competenza nazionale, un voto alla Lega Novara è un aiuto a me per cancellare la legge Fornero e cancellare gli studi di settore. 5 anni di sinistra hanno fermato la città. Ecco, ma facciamo un po' il punto sulla situazione, perché qua ci sono un sacco di bandiere di Fratelli d'Italia, sì. di Forza Italia non c'è nessuna, qua non c'è Torino. Forza Italia sta vivendo i suoi problemi a livello nazionale, da Roma a Novara ad altre città. Io parlo agli elettori, mi interessano poco le beghe di partito. Gli elettori di centrodestra di Novara sanno che hanno in Canelli l'unica speranza di riprendere e recuperare la loro città. Quelli che fanno altri ragionamenti, inciuci, poltrone, non mi interessano. E a Torino? A Torino noi abbiamo già cominciato la campagna elettorale, con Notaio Moro, c'è la Lega. Qualcuno forse in Forza Italia pensa che si voti il 5 giugno dell'anno prossimo, mentre si vota fra un mese e mezzo, quindi a furia di pensare, ragionare, valutare, cambiare idea non si va da nessuna parte. Ecco, ultime da Roma, visto che cambiano ogni 10 minuti. Ma oggi hanno Bertolaso, domani non lo so. Stasera? Quindi al ballottaggio ci andrà Giorgia Meloni, di centrodestra sostenuta dalla Lega. Quindi se qualcuno è nostalgico dell'inciuccio con Renzi, faccia altre scelte. A Novara, così come a Roma, la Lega tira dritto. Ecco, a Roma è la possibilità di andare a un ballottaggio con le 5 Stelle. Sì, sì, sarà quello, e quindi lasciare Renzi e i renziani che hanno fatto carne al macello di Roma fuori dal ballottaggio, e poi saranno loro a scegliere se preferiscono. Ecco, in vista dei futuri ballottaggi, Novara, Torino, eventualmente dove sarà, voi pensate di dare un'indicazione generale su eventuali apparentamenti o no? In linea con di massima, specifiche con Forza Italia? Per quanto mi riguarda, i partiti che ci sono al primo turno sono quelli che arrivano al secondo turno, perché le scelte le fai subito. Non è che poi accorgendoti del fatto che la Lega vince ti svegli fra un mese. Quindi chi c'è, c'è. Chi non c'è, auguri.